Carissimi amici di Spezia TV, noi siamo qui a Milano, sempre qui al film, abbiamo incontrato un carissimo amico, Alessio Ambrosi. Ciao Alessio. Ciao, come state? Tutto bene? Ciao. Con lui abbiamo organizzato insieme, lui ha fatto il direttore artistico di due bellissime iniziative che abbiamo fatto a Sarzana, e l'abbiamo incontrato qui a Milano e che ci racconta della sua, suo festival, giusto? Ma certamente sì, a parte l'amore indiscusso verso Sarzana che rimane sempre, verso la nostra provincia. Da ormai 3 anni siamo con il villaggio della chitarra acustica, l'Acoustic Guitar Village a Cremona, all'interno della grande manifestazione di liuteria, ed è stato un grande onore essere stati scelti, e quindi ormai siamo a fine settembre con il salone della chitarra a fianco dei violini, dei grandi pianoforti, degli strumenti a fiato, e la manifestazione sta crescendo in maniera esponenziale anno dopo anno. Ecco, ne parlano tutti bene anche qui al Festival dell'Innovazione Musicale. Che novità ci sono quest'anno nel 2019? Ce le puoi raccontare? Assolutamente sì, l'area espositiva cresce anche sempre di più, ci sono le grandi aziende, Martin, Taylor, Collins, la Rivé, ci sono i grandi liutai, abbiamo tutta un'area a tavoli con i grandi artigiani della chitarra acustica e classica in Italia, e poi abbiamo 3 palchi live quest'anno, anticipazioni, beh, per esempio il chitarrista di David Crosby, quest'anno no. Viene Jeff Pivar, che è il grande sideman di David Crosby, abbiamo Davide van der Sfross, che è questo grande autore italiano di musica d'autore dialettale, e ci sono Lino Straulino, che è un altro nord-est italiano, e poi tutti i grandi attori della chitarra acustica vengono a Cremona per quei 3 giorni, dal 27 al 29 settembre. Allora vi aspettiamo, noi ci saremo sicuramente, vi veniamo a trovare con qualche intervista. Noi di Spezia TV ringraziamo la presenza di Alessio Ambrosi e un saluto a tutti gli amici che ci guardano. Un saluto col grande cuore che è comunque alla Spezia, a Sarzana. Grazie Alessio, ciao!